Eccoci, uno dice Beretta Academy, pensa che magari ci sia forse qualcosa ogni tanto, invece no, mentre visitiamo l'azienda Beretta e siamo piacevolmente in questo caso ad assaggiare prosciutto, c'è gente che lavora all'Academy, quindi ci sono formatori e futuri insomma, responsabili di qualcosa, scopriremo di che cosa. Siamo qui con Alberto Beretta, che è insomma, uno dei figli, nipote di Vittore e figlio di Giuseppe. Giuseppe. E ha la responsabilità di portare avanti questa realtà dell'Accademia Beretta, oltre ad altri incarichi in azienda. Come nasce l'idea di avere un centro di formazione di questo livello e di questa dinamicità all'interno del gruppo? Sicuramente deriva dalla nostra cultura. Noi abbiamo sempre avuto un'academy, inconsapevolmente l'avevamo in azienda. Io ho imparato da persone che avevano il tempo di fermarsi e farmi imparare il mestiere. Oggi non è più così perché i ritmi sono aumentati, però il mestiere bisogna insegnarlo e chi ha la voglia di impararlo ha il dovere di impararlo bene. Perché è nata l'Academy? Perché da 10 anni a questa parte abbiamo iniziato a fare delle formazioni mirate per poter avere una qualità diversa e per poter calare alle persone responsabili e anche all'ultima persona il sapere e anche il sapere perché tu vieni a lavorare e perché fai queste determinate azioni. Certo. Abbiamo sentito parlare di squadra nella presentazione di prima, no? Voi avete l'orgoglio di avere una bella squadra motivata e capace di performare. Quindi questa è la Coverciano della Beretta. Può essere, sì, è un po' la Coverciano, non parliamo di cantera perché siamo più bravi, li abbiamo battuti e quindi noi siamo, è il nostro vivaio. E qui facciamo veramente la formazione, qui non vogliamo parlare di prodotto, non vogliamo parlare di business, vogliamo parlare di uomini. E loro devono essere, i formatori devono essere pronti, sono tutti formatori nostri interni, abbiamo tante materie, la storia, la geografia della Beretta, prodotti, laboratori, parliamo di KPI, parliamo di comunicazione e parliamo di un valore che forse la Beretta ha sempre avuto all'interno, che è coniuga la passione con la frenesia. Noi l'abbiamo tradotto con l'intensità. È difficile trovare un Beretta poco intenso, un Beretta che dice: ma sì, posso fare una roba oggi, no, la rimanda domani. Se una cosa la puoi fare in 2 minuti, la devi fare. Giusto. Intanto vediamo, venga, venga, vediamo appunto a capotavola due dei formatori di questa Academy. Buongiorno, lei è Buongiorno, Domenico Malara. Malara e Paolo Pirovano. ecco, cosa state facendo in questo momento? Vi abbiamo interrotto, ma ci avete regalato qualche minuto. Che sta No, succedendo? stiamo piacevolmente facendo quello che Alberto diceva poco fa, quindi stiamo cercando di dare concretezza alla mission dell'Academy, uomini che fanno uomini. In particolare oggi stiamo facendo un, chiamiamolo, corso avanzato per questi 6 ragazzi che hanno appena finito un primo periodo di formazione in Academy. Sono ragazzi che già lavorano nell'azienda, in varie strutture, in vari stabilimenti. Oggi stanno facendo qualcosa che ha a che fare con l'intensità e la comunicazione, quindi due dei principi fondamentali del nostro modello di lavoro. Ecco, che soddisfazioni si provano a dare degli elementi, a fornirli, magari poi a vedere anche che vengono recepiti e messi in campo, no? Sicuramente quello è importante perché io mi occupo anche di selezione, quindi io li vedo dal momento in cui entrano, vedo tutto il percorso che fanno durante al nostro interno, quindi da quando proprio entrano a quando vengono inseriti in posizioni di crescente responsabilità, anche grazie alla formazione che seguono. Quindi è Certo. sicuramente una grandissima Ecco, soddisfazione. intanto conosciamo qualcuno, allora partiamo da qui, tu sei? Tavola Daniele. Daniele, da dove vieni? Da Cardico. Che dov'è? A quanto In zona sì, comunque, 10 km da com'è qua. che sei arrivato qua, in Beretta? Qui lavorano, Io sono tutti dipendenti. quindi da quanto tempo, lavoro da 10 anni in Beretta. Ah, perbacco. Sì, da parecchio tempo. E nulla, finite le scuole e sono E qui venuto. cosa state imparando oggi? Oggi Rubiamo qualche appunto. Motivazione, risoluzione, motivi come ci si futili. deve comportare in certe Giusto, situazioni al lavoro. giusto, giusto. Anche tu sei in Beretta da quanto? Io sono in Beretta da 3 anni, Come ti chiami? Tioni Mauro, e vengo dalla provincia di Bergamo. Bene. E la cosa che ti è rimasta in mente di questa mattinata? Questa mattina sicuramente, diciamo, scoprire noi stessi, come siamo, che inconsapevolmente
Non lo, lo sappiamo, ma quando ci viene detto in maniera precisa rimaniamo un po' sorpresi. Grazie. In, lì in fondo che c'è? Ravasi Riccardo. Riccardo Ravasi, tu di cosa ti occupi in Beretta adesso? Sono nel reparto produttivo. Ah, quindi lavori sul, sulla produzione? Esatto. Bello. E laggiù che abbiamo? Goria Matteo. Matteo Goria, che fai? Mi occupo di ricerca e sviluppo, in particolare sui salami. Ah, come si fa a sviluppare un salame? La domanda. Sicuramente si parte dalla tradizione, dall'esperienza che in Beretta è secolare. E poi, a seconda delle necessità del mercato, delle esigenze, cercare un po' di andare incontro al gusto del consumatore, esatto, magari anticiparlo e poi portare le innovazioni all'interno del processo produttivo di tutti i giorni, quindi facendo attenzione a bilanciare tradizione con innovazione, e innovazione sicuramente. E su quale prodotto stai lavorando? Progetti ce ne tanti. Voglio svelare i progetti, però un gusto che state sicuramente sui salami, salumi nello specifico bisognerà ridurre il sale, quindi un salame con meno sale. Ho capito. E qui abbiamo? Io sono Francesco Colleoni, anch'io mi occupo del reparto produttivo qui a Trezzo, nel reparto di affettato. E cosa fai lì esattamente? Allora, sono stato appena promosso a responsabile del gruppo nella linea frutti dei sogni, quindi le due linee della linea top, dico, quindi attenzione che deve essere cura estrema. Quindi complimenti per la promozione, chiudiamo con... Sono Alessandro Butiescu, sono Beretta da 4 anni, svolgo il ruolo di vice capo reparto, sono affettato. E dove sei tu? Romania? Sono di Repubblica Moldavia. Ah, scusa. Esatto. Io sono Radice, sono slavo di origine. Quindi. Sì. E niente, sono sul processo produttivo dell'affettato, soprattutto sul mondo cotti, a Medolago, e quindi seguiamo tutto il processo produttivo. Bene. Signori, vi ringrazio di questa carrellata, ci ha fatto piacere conoscervi. Alberto, e questo è la forza, no? La forza è qua, però... Loro sono qui, sanno cosa stanno facendo adesso, ma non sanno cosa gli riserverà il futuro. Beh, speriamo. E devono tenersi pronti, perché può capitare che gli arrivi una telefonata e sono abili arruolati, no? E però la missione non è ancora conosciuta, possono partire di colpo con un biglietto aereo per andare a trasferire la cultura, il sapere italiano nel mondo. Ragazzi, in bocca al lupo. Speriamo che il futuro sia roseo come il prosciutto, insomma. Grazie. Alla prossima.